Obiettivo settimo posto per il Teramo, un piazzamento che permetterebbe ai biancorossi di giocare la prima dei playoff in casa. Servono però buone notizie dai match Foggia-Catania e Virtus-Francavilla-Palermo. Tornano Lasic, Tentardini, Ilari e Santoro. Preservato Arrigoni perché in diffida. Conferma per Lombardi davanti Bombaggi alle spalle di Birligea. Per contro la Viterbese dell'ex Maurizi. Laziali già salvi, fuori dai playoff e dunque senza obiettivi. 4-3-3 davanti il tridente Simonelli, Tunkarà, Murilo. Spinge subito forte il Teramo, protagonista Ilari che al settimo intercetta palla, percussione centrale tracciante di rara precisione che si spegne all'incrocio dei pali alla sinistra del debuttante Luca Bisogno, gioiello balistico del 20 biancorosso al settimo gol in campionato. La Viterbese risponde con Adopo, tiro di poco al lato, due minuti più tardi Birligea salta l'ex Camilleri, Bisogno sventa. È un autentico monologo, tredicesimo, splendida combinazione, Bombaggi, Santoro, Bombaggi, che all'atto del dunque viene provvidenzialmente contratto da Falbo. Prodromi tuttavia del raddoppio, ventesimo, tacco illuminante di Bombaggi, che libera Tentardini, fermato fallosamente per Longo di Cuneo, nessun dubbio, calcio di rigore, glaciale dal dischetto Bombaggi, Bisogno spiazzato, 2-0 Teramo, nono centro in campionato per il classe 89, nell'occasione anche capitano. Maurizi tutt'altro che soddisfatto, doppio cambio al minuto 29, Rossi, scuola Lazio, ex Salernitana e Venezia per Simonelli, Benzaia, ex L'Aquila, rileva Salandria. 32esimo, senza immagini, Lewandowski anticipa in uscita Tunkarà che non frena la sua corsa, brutto intervento giallo per l'attaccante ospite che al 40esimo servito da Besea testa i riflessi dell'estremo biancorosso. Ripresa, Lewandowski non ce la fa, entra il secondo portiere Valentini, i ritmi si abbassano al 15esimo, brivido nel cuore dell'area piccola, Tunkarà non ne approfitta, versante opposto, limpida chance che Birligea, ispirato da Costa Ferreira, non riesce a sfruttare. Non è serata per l'ex Palermo che spreca ancora faccia a faccia con l'estremo laziale. In pieno recupero, Kerem Mateng, subentrato a Birligea, impegna Bisogno. Finisce così 2-0, 52 punti in classifica, di cui 35 al Bonolis. Il Teramo scavalca il Foggia, bloccato in casa dalla Catania e chiude all'ottavo posto, come lo scorso anno quando però il campionato fu interrotto a marzo causa pandemia dopo 30 giornate. Domenica prossima la prima dei playoff a Palermo, partita secca, entro il 90esimo per i biancorossi un solo risultato a disposizione, la vittoria. Il rammarico, i tanti punti persi per strada contro le ultime della classe, appena 5 conquistati su 18 nelle sfide con Cavese, Bisceglie e Vibonese, ma il giudizio globale rimane estremamente positivo.